Movimenti e partiti, oltre che singoli aspiranti, attendono l'esito delle elezioni politiche del 4 marzo, prima di gettarsi a capofitto nella campagna elettorale per le amministrative di giugno. In ballo c'è la poltrona di sindaco delle città capoluogo e del nuovo consiglio comunale. Fino ad oggi sono quattro i pretendenti alla poltrona più prestigiosa di Palazzo Vermexio che hanno dichiarato pubblicamente di volersi candidare. Il primo a rompere gli indugi già lo scorso anno è stato Ciccio Midolo, l'imprenditore siracusano, esponente della Lega di Salvini, ha posto la propria candidatura alla coalizione di centrodestra che sta discutendo sul da farsi. In tale ambito non viene esclusa una sorta di primaria per la scelta del candidato sindaco da appoggiare in sede di campagna elettorale. Alla fine di dicembre, in occasione della conferenza stampa di fine anno, anche l'attuale sindaco Carlo Garozzo ha annunciato di volere riproporre la propria candidatura a primo cittadino. Si tratta adesso di comprendere se in seno al PD o in altra compagine politica. La mancata reelezione a Sala d'Ercole ha convinto a sciogliere ogni riserva al professor Enzo Vinciullo, l'esponente siracusano di Alternativa Popolare. Può contare su un buon serbatoio di voti e se dovessero andare male, il ricorso presentato contro il risultato delle regionali potrebbe puntare dritto a Palazzo Vermexio. Ha sciolto la riserva anche l'ex parlamentare regionale Fabio Granata, tra i fondatori del movimento Diventerà Bellissima, il quale ha annunciato attraverso i social network le ragioni della sua candidatura a sindaco della città. Farò questa battaglia, scrive Granata, per la mia Siracusa bellissima e per andare oltre questo centrodestra impresentabile e questo centro sinistra vecchio e mummificato.